buonasera a tutti, vi ringraziamo per questa presenza, salutiamo l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, del consigliere Maggi e del consigliere Rossi. Ringraziamo Giulio Rossi per averci invitato a questo evento e siamo pronti, quindi possiamo iniziare. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo, non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Nelle precedenti edizioni abbiamo cercato delle canzoni che avessero una tematica vicina a quella dell'argomento Giornata della Memoria. In questo concerto, dal titolo Gli occhi ed il cuore, cercheremo di fondere sonorità ed argomentazioni diverse che attraverso la voce dei nostri cantautori preferiti risvegliano alla nostra memoria luoghi, tempi e sensibilità che nel passato ci hanno coinvolto. La memoria passa dal cuore agli occhi e dagli occhi al cuore attraverso la nostra capacità evocativa, il nostro vissuto, le nostre convinzioni più profonde. L'emozione sale dalla nostra razionalità e dai nostri sensi per le strade che spesso non sappiamo spiegare. Ci sarà posto per la preghiera laica e per l'inno a Frate Sole. Ci sarà posto per l'amore che affiora alla memoria da persone e situazioni. Ci sarà posto per la solidarietà, per il nostro fratello perseguitato o semplicemente discriminato. Ci sarà la semplice contemplazione dei ricordi, dei paesaggi e delle persone, della musica e della poesia. Ma cercando là, ma quando la morte ti coglierà e ti resterà
Thank you.
Gesù piccino picciò, Gesù bambino comprato a rate. Chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate. Perché sarebbe bello spogliarci tutti e andare al mare. Avere sotto gli occhi e dentro al cuore tanti giorni ancora da passare. E non avere più paura, la paura è soltanto un ricordo. Gesù vicino di ciò, Gesù bambino alla deriva. Se questa guerra deve proprio farsi, capir non c'è cattiva. Tu che ne hai viste tutte e sai che tutto non è ancora niente. Se questa guerra deve così quieto, la fine del tuo viaggio.
viaggio, che cosa ci portò, che cosa ci portò. Yeah.
Nadia Rossi, Elisabetta Cerrato, Francesco Colombigliari, Luigi Cialone, Alessandro Della Morte, Daniela Mamuto. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e vi si amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Yeah.
essere un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Senza voi.